vino è un prodotto così straordinario, così complesso, coinvolgente, che merita la partecipazione di tutti i sensi. Infatti, da una mia idea apparentemente bizzarra, cioè quella di mettere in musica i miei vini, è venuto fuori un bel progetto, una splendida realizzazione di Wine Jazz. L'idea realizzata insieme a Tony Pancella, mio carissimo amico, che si è entusiasmato appena gli ho parlato di questa idea, e lui insieme ad altri 5 musicisti di fama internazionale hanno realizzato per ogni vino un brano musicale che dia le stesse emozioni del vino. Tutto è abbastanza facile anche per l'atteggiamento produttivo e la filosofia di Chiusa Grande, cioè poiché io definisco prima l'emozione che deve dare un vino e poi curiamo la realizzazione di quel vino in caratteristiche organolettiche tali affinché quel vino dia quel tipo di emozione, e quindi la descrizione dell'emozione che dà il vino è già riportata nella retroetichetta, e nel caso del CD questa retroetichetta è recitata da Giorgio Rapattoni, quindi abbiamo la recitazione della retroetichetta e a seguire il brano musicale che è stato composto per quel vino. I vini e quindi le musiche sono 9: Perla Nera, Rocco Secco, Natura, Vino Sofia, Ciferette, Vino Follia, Tommolo, Isse Aid e Perla Bianca. Il concetto è quello di amplificare l'emozione che dà un vino, innanzitutto con il packaging della bottiglia, poi la recitazione della retroetichetta e poi il brano musicale, in modo che quelle sensazioni che ti danno il vino vengano amplificate con la partecipazione di tutti i sensi. Questa è la degustazione multisensoriale. Da questo siamo arrivati a proporre The Wine Experience, cioè proponiamo al pubblico 9 bottiglie di vino con il CD insieme a delle tovagliette che funzionano da guida per la degustazione. Il passo successivo alla degustazione multisensoriale è stata la sfilata multisensoriale. Abbiamo selezionato delle ragazze, ognuna per interpretare un vino, vestite, truccate, accessoriate per evocare la stessa emozione del vino corrispondente. Le ragazze salgono sul palco sulla recitazione della retroetichetta che già descrive l'emozione del vino e poi hanno sfilato sulle note del brano musicale composto per dare la stessa emozione del vino.